Fin dalle epoche più remote, l'uomo è stato testimone di strane apparizioni nello spazio e portato ad ammettere l'eventualità che si trattasse di creature provenienti da altri mondi. Oggi dalla California, dal Kansas, da ogni parte della Terra giungono continuamente notizie che il cielo del nostro pianeta è solcato dalle traiettorie di misteriosi oggetti conosciuti come dischi volanti. A Dayton, nell'Ohio, una sezione del servizio segreto raccoglie i dati provenienti da ogni parte del mondo. Il 97% delle segnalazioni trova una spiegazione plausibile, ma il rimanente 3% resta ancora inspiegabile. Il servizio segreto tiene conto anche della voce che attribuisce tali apparizioni ai cosiddetti dischi volanti provenienti da altri pianeti. Mentre ancora non sono state raccolte prove convenienti e conclusive di questa ipotesi, le indagini del servizio segreto continuano senza sosta. Il quartier generale della difesa emisferica di Colorado Springs ha ordinato a tutte le installazioni militari di aprire il fuoco senza preavviso contro oggetti volanti non identificati. Comunque nei circoli militari si è alquanto scettici sull'efficacia delle armi attuali contro un'eventuale guerra della Terra contro i dischi volanti. Luglio. Al Comitato Internazionale di Difesa, oggetto Satelliti. Rapporto relativo ai progetti coordinati e diretti dal dottor Russell Martin. E dalla sua legittima consorte, senza l'infallibile acume della quale questo rapporto non sarebbe mai stato scritto. Sposata da un'ora, già avanza pretese sulla proprietà del marito. Ora che è sposata, dottor Marvin, non le permetto più queste cose. Come se me l'avessi mai permesse prima. E poi, mentre si guida, non è prudente. Ma io non guido. Ho sempre creduto che gli studiosi fossero gente molto seria e tranquilla. La mia maestra di ginnastica mi trovava sempre un po' troppo vivace. Non far così, avrai una giornata faticosa oggi. Già. Oggi ho un appuntamento con 3 missili interspaziali. Ti prego, non interrompermi. Le recentissime scoperte scientifiche rendono ora possibile l'attuazione di un antico sogno, l'esplorazione degli spazi astrali. Preparandoci a questo balzo nell'infinito, stiamo raccogliendo dati sulle condizioni nella zona dell'atmosfera rimasta finora inesplorata. Per raccogliere i dati necessari sono state realizzate delle stazioni di osservazione automatiche collocate a bordo di potenti missili multipli, lanciati all'altezza di varie decine di migliaia di chilometri. Questi missili, girando attorno al nostro pianeta, costituiranno dei satelliti artificiali o lune. I dati raccolti, trasmessi automaticamente per radio, forniranno le informazioni necessarie per preparare la nostra ascesa nello spazio. Gli effetti della diminuita forza di gravità, la caduta di polvere meteorica, gli effetti del calore del sole non filtrato dall'atmosfera saranno studiati e analizzati a questo scopo. Fino ad oggi abbiamo lanciato 10 di questi satelliti artificiali. Il progetto ne prevede 12. Noi... Non senti un rumore?
Un rumore. Non sento niente. Shh, aspetta. Disco volante. Ma allora esistono. Sì, era quello che si chiama un disco volante. Ma che altro ne sappiamo? L'abbiamo visto e sentito tutti e due. Non credi che basti questo? Non diciamo niente a nessuno. Riflettiamoci su. Prima di parlarne. Fammi accendere. Ma no, non era un disco volante. Ma allora cos'altro poteva essere? Carol, vorrei che mi battessi quello che ho dettato per il rapporto. Sì, capo. Ma prima c'è un'altra cosa. Ora che hai preso moglie, Marvin, la prima cosa che devi ricordare è di non fare più approcci con le segretarie nelle ore di ufficio. Il progetto ne prevede 12. Noi... Il rumore del disco è registrato. Ha continuato a girare. Sì, ricordo adesso. Sono io che l'ho chiuso dopo. Bene, questa è una prova concreta. Il missile numero 11 verrà lanciato fra 10 minuti. Beh, lascialo lì. Abbiamo giusto il tempo di scendere al rifugio. Generale Henley, capo operazione satellite. Presto, per favore, ho molta fretta. Nessuno può entrare, stanno per lanciare un missile. È quello che vorrei impedire. Mi faccia parlare col dottor Russell Marvin. Datemi il numero 2. Il dottor Marvin. Rifugio numero 2, qui parla Marvin. Qui è il cancello ovest, il generale Henley vuole parlare. Ah, me lo passi. Carol, c'è tuo padre. Chiama da Panama? No, è qui al campo. Pronto, Ross? Pronto. Bentornato, generale, che notizie ci sono da Panama? Brutte, purtroppo. Vorrei parlare con te prima che lanci un altro missile. Non ti è possibile sospendere, Ross? Beh, temo di no. Devo rispettare il nostro piano di lanci. Aspetti un minuto. C'è una cosa che volevo dirle. Solo un minuto. Avanti, diglielo. Ciao, papà. Cosa c'è, cara? Volevo sentire la tua voce e dirti che... Io e Ross ci siamo sposati ieri. Sposati? Perdonaci se non te l'abbiamo fatto sapere prima. Ora devo riattaccare. Vieni da noi stasera. Ci conto. Non dimenticartene. Ciao. Quattordici, tredici, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno.
Mi dispiace di doverti dire queste cose, ma l'operazione satellite non ha dato i risultati che il comando sperava. Dimmi, quanti missili hai lanciato fino ad ora? 11, contando oggi. E con quanti sei in contatto fino adesso? Solo uno, l'ultimo. Non sono riuscito a identificare la loro traiettoria, ma ci riuscirò. Non ne sarei troppo sicuro. Sono nello spazio e prima o poi li localizzeremo. Allora sappi, Russell, che non ci sono più nello spazio. Non era una meteora quella che è caduta su Panama. Erano i resti roventi del numero 7. Me ne sono accertato io stesso. Che? Il controspionaggio ci ha fornito dati attendibili. L'1 e il 3 sono caduti in Africa. Il 5 sul Polo Nord ed il 9 e il 10 sulle Ande. Gli altri con molta probabilità sono precipitati in mare. Ma lei cosa ne pensa? Apparentemente sembrano esplosi nello spazio. Perché? Non contengono esplosivi. Noi sappiamo di certo che raggiunto una certa altezza un missile percorre un'orbita intorno alla Terra. A meno che... Ross, papà! A meno che... Qualcuno non si diverta a farli precipitare man mano che li lanciamo. Mi sembra difficile a quell'altezza. No. No, è assurdo. Portatevi i cucchiai! Ah, ti ricordi dei miei gusti, eh? Devo farmi perdonare di non averti detto del matrimonio. Sa, è stata una cosa improvvisa. Improvvisa? È un anno che gli facevo la corte. Non occorre che vi dica quanto sia felice di tutto questo. Beh, meglio così. Sarebbe stato imbarazzante in caso contrario. Grazie. Ross, cosa ti fa pensare che qualcuno abbia interesse ad abbattere i nostri missili? Generale, abbiamo visto una strana cosa oggi pomeriggio. Una cosa che aveva tutta l'aria di un disco volante. Un disco volante? Stava per venirci addosso. Ne siete certi? Carol e io potremmo essere stati suggestionati né più né meno che tutti gli altri osservatori. Ma c'è un'importante differenza. Noi siamo scienziati. E abbiamo una prova della sua apparizione. Una registrazione del rumore che emetteva. Il nastro è giù al laboratorio. Vorremmo che lo ascoltassi. Tutte e due l'avete visto? Sì. Mi scusi. Dal capitano Holloway, signore. Grazie. Una firma, prego. Chi è Holloway? L'osservatore di turno per stasera. Hanno perduto il contatto con il numero 11. Oh, Ross, mi dispiace. È ancora alla portata dei ricevitori? Se non è stato abbattuto. Ehi! Che cosa sono quelle luci? I piloti le chiamano luci fantasma. I fuochi di Sant'Elmo, in parole povere. Secondo certe superstizioni sono di cattivo auspicio, ma la scienza moderna è riuscita ad accertare che dipendono da una forte ionizzazione dell'atmosfera, lo stesso principio dell'aurora boreale. Notiamo spesso il fenomeno in questa zona, ma non gli diamo molta importanza. Il missile 11 dovrebbe essere visibile ora che sta per raggiungere la sua orbita. Guardate, eccolo là. Era quello? Sì. Non lancerai anche il numero 12 domani dopo quello che è successo? Devo farlo. Perché? Voglio corredarlo di camera televisiva, registratori e microfoni. Stavolta riuscirò a scoprire che succede lassù e perché. Coraggio, finiamo di cenare. Controllo circuito TV. Il video è nitido? Sì. L'impianto è in regola. Vengo giù fra un minuto. Avvertili di far presto. Non nota niente di diverso dall'ultima volta? L'isolamento acustico. Esatto. Se esplodesse il mondo di fuori non sentiremo niente qui dentro. Numero 12 pronto per il lancio. Comunque io preferisco assistere allo spettacolo dal di fuori. Dottor Marvin? Dottor Marvin? Qui Marvin.
Vi preparate per un assedio? Abbiamo deciso di fare i turni di osservazione personalmente, per giorni se necessario. Intimità al 100%, tipico esempio di solitudine scientifica. Felice luna di miele, cara. Grazie, papà. Preparare il missile per il lancio. Preparare il missile per il lancio. Il missile numero 12 verrà lanciato fra 5 minuti. Quattro minuti all'ora zero. Controlli bene la partenza, maggiore Kimberly. Bene. Attenzione. Qui controllo radar. Controllo radar alla torre di osservazione, passo. Torre di osservazione, sergente Nash. Non identificato da ovest si avvicina velocemente. Ti aspetto. Non lo distingo ancora, richiamerò quando sarà più nitido sullo schermo. Va bene. Che c'è, sergente? È stato avvistato un oggetto volante non identificato. Forse sarà un uccello. Nash, torre d'osservazione. Cosa? Senti, Walter, non è il momento di scherzare. Sono due minuti all'ora zero. La guardia al cancello ovest ha visto un disco volante. Radar alla torre di osservazione. Torre di osservazione. Adesso l'immagine è chiara, sergente. Sta passando sopra il cancello ovest. Ti sembra un disco volante, Evans? Sì, sembra un disco volante. Torre di osservazione chiama aeronave. Che cos'è? Non lo so. Il laboratorio del dottor Marvin. La linea è interrotta. Accidenti. Abbandonate i vostri posti. La radio non funziona. Prova il telefono. Il centralino non risponde. Guarda. Succedendo.
Non lo so, Carl. Dove mi trovo? Dove? Ti parliamo attraverso questo congegno che è sopra di te e che traduce istantaneamente la nostra lingua. Capisci quello che diciamo? Sì. E mi auguro che comprendiate me. Chiunque o qualsiasi cosa voi siate, vi chiedo perché avete distrutto la nostra base. Allora ci spiegherai perché, dopo aver preso accordi con il dottor Marby, siamo stati aggrediti. Accordi con il dottor Marby? Gli abbiamo lanciato un messaggio. C'erano solo dei rumori indistinti sul nastro. Gli stessi che abbiamo udito quando siete arrivati. Credevamo di essere riusciti a regolare la nostra velocità suono sulla vostra unità di tempo. Non capisco. In questo momento ti trovi a bordo della nostra nave spaziale. Tu sei già negli spazi interstellari. Come prigioniero sono autorizzato solo a dirvi che sono il generale Henley dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Conosciamo perfettamente le cause delle esplosioni dei nostri missili. A quanto mi risulta, mia moglie e io siamo i soli superstiti. Da ore nessun altro ha dato segno di vita. L'aria diventa irrespirabile. Nel caso non sopravvivessimo, questo rapporto, insieme con la registrazione del rumore del disco sul nastro, costituisce la nostra documentazione. Le batterie si scaricano, il magnetofono gira più lentamente. Qui il dottor Russell Marvin. Ross, dove sei? Sta calma, cara, l'alimentatore si è fermato, non c'è altro. Ti prego, stammi vicino. Ho paura del buio. Dottor Russell Marvin. Dottor Russell Marvin. È per noi della massima importanza parlare con lei. Domani appariremo sul campo sperimentale. Quando il vostro sole sarà esattamente sul vostro meridiano. Allora non era il rumore del disco volante. Erano parole emesse ad alta velocità.
Per questo ci erano sembrate solo un ronzio. Con le batterie scariche, la velocità si è ridotta e la voce è diventata chiara. Se lo avessimo immaginato prima, non ci saremmo trovati in questa situazione. Chi aveva distrutto centinaia di vite umane e polverizzato impianti del valore di milioni di dollari? L'opinione pubblica esigeva una risposta e il governo federale si adoperò con tutte le forze per trovarne una. Intanto, quando il dottor Marvin e sua moglie furono salvati, si cominciò col cercare una risposta nel drammatico racconto dei due superstiti e in una bobina di nastro magnetico che essi avevano portato al Pentagono da Washington. Sarà esattamente sul vostro meridiano. Mi sembra piuttosto chiaro. Quel giorno essi avrebbero preso terra sul campo e là ci saremmo incontrati. Se io non potevo essere presente, dovevo inviare un messaggio su una certa lunghezza d'onda con un normale trasmettitore. Volete risentire un'altra volta il nastro? Lo avete già sentito tante volte. Mia moglie e io abbiamo risposto a tutte le domande che ci avete rivolto. Sono 3 giorni che passiamo da una commissione all'altra qui a Washington. È tempo di prendere una decisione. Il nastro non è una prova conclusiva. Certo, non prova che il suo cosiddetto disco volante ha causato la distruzione del campo sperimentale. Ve lo concedo, ma... Una voce smodulata e una serie di istruzioni che chiunque poteva dettare. Nessuno ha una spiegazione più plausibile? Personalmente io accetto le conclusioni del dottor Marvin che mettono in relazione il messaggio con il disastro. Benissimo, anch'io. E allora datemi il permesso di agire, di mettermi in contatto con loro per scoprire questo mistero. Se ci troviamo di fronte a una potenza nemica, ogni decisione in merito dovrà essere rimessa al governo stesso. Beh, allora speriamo che nell'attesa non succeda un altro disastro. Insistiamo per un'azione immediata. Il segretario di Stato torna domani dall'Europa, il segretario alla difesa in viaggio nel Pacifico. Se nel frattempo io potessi firmare un incontro, sarei solo a rischiare. Sono personalmente responsabile di ciò che è accaduto. Io ero il direttore. Centinaia di persone sono morte. Anche il padre di mia moglie. Se ne avessi l'autorità, glielo permetterei, ma dobbiamo aspettare. Le prometto però che farò di tutto perché venga autorizzato a mettersi in contatto e ad incontrarsi con... Beh, con chiunque si siano. Non mi sembra ci sia altro. Già. Ma le dobbiamo chiedere di non muoversi dall'albergo. Sarei sotto sorveglianza? Potremmo aver bisogno di lei. Il maggiore farà da collegamento fra noi. Buonanotte. Buonanotte. Dottor Marvin. Dottor Marvin, non creda che mi faccia piacere fare il secondino, ma ho ricevuto degli ordini e mi tocca obbedire. Io non ho niente contro di lei. Mi scusi, sono piuttosto stanco. Capisco. Lei era dentro, ha sentito le 2 campane. Chi crede che abbia ragione? Riconosco che occorre far presto, ma anche loro non hanno torto. Sono responsabili di fronte alla nazione, devono essere prudenti. La cosa è troppo grave per permettere degli errori. Russell Marvin chiama sulla lunghezza di 225,6 megacicli. Passo. Che
il dottor Russell Marvin chiama su 225,6 megacicli per istruzioni. Siete in ascolto? Se mi sentite, rispondete. Sono sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda. Passo. La sentiamo, dottor Marvin, e la comprendiamo. Lei riesce a capirci? Sì. Chi siete? Ascolti, ora sono le 9:30 antimeridiane, ora del meridiano di Greenwich. Lo aspettiamo alle 11 esatte sulla spiaggia di Chesapeake Bay, dove la strada costiera nord costeggia la spiaggia. Non avverta nessuno e non manchi all'appuntamento. Ascoltatemi, non posso venire all'appuntamento, sono sorvegliato. Potremmo rimandare l'incontro? Mi sentite? Passo. Ross. Pronto, pronto. Il dottor Russell Marvin chiama su 22,6 megacicli. Mi sentite? Vi prego, rispondete. Passo. Undici antimeridiane. Corrispondono alle 6 di qui. Faccio appena in tempo. Non ci andrai. Gliel'hai detto che sei sorvegliato. Non ho fissato io l'appuntamento. Gli avevo chiesto di rimandare. Come hai quella radio? L'ho portata qui oggi. Speravo che mi dessero via libera per agire. Non andare. Ho già perso mio padre. Non dovevi chiamarli. Non posso ancora dire se ho fatto male o no. Ma ora ci sono e devo andare sino in fondo. Ma non puoi farcela da solo. Chiama qualcuno. Ross! No. Stanza 13, Maggiore Oglan, subito, prego. Pronto? Sì? Sì? Grazie. Chiami il garage. Che non gli consegnino l'auto. Gli dica che sta male o che è impazzito. Scendo subito, me ne occupo io. Bene, signora Marvin. Frank, la mia macchina, per favore. Vede, dottor Marvin, io non posso. Ho parlato con sua moglie al telefono e mi ha detto che... Ma, dottor Marvin, non posso darle la macchina, io... Levati di mezzo, Frank. La prego, dottor Marvin, non voglio perdere il posto. Eccolo lì. Cerchi di parlargli per radio. Pronto, Ross. Sono Carl. Ross, rispondi. Non mi risponde. Io e il Maggiore Oglan vogliamo parlare. Indietro. Ho degli ordini, torniamo indietro. Entrate. Andiamo via di qui. No, aspetti. Anche i suoi amici, dottor Marvin.
vengo con te. Entrate tutti. Telefono al mio comando. Le consiglio di fare come dico. Siamo arrivati a centinaia di chilometri da Terra. E in pochi minuti. Siete ad un'enorme distanza dal vostro pianeta. Ma non sono passati che pochi secondi. Ascolti il suo orologio, dottor Marvin. È fermo. Me l'han dato per antimagnetico. Noi generiamo un campo magnetico più potente della forza di gravità del vostro pianeta. È questo il principio in base al quale ci muoviamo attraverso lo spazio. La diminuzione della forza di gravità e della pressione atmosferica sono compensate artificialmente. Ma il suo orologio non è fermo. Senta il suo polso. Non sento niente. Neanche io. Noi ci muoviamo in una unità di tempo molto differente dalla vostra. Potremmo dirle che tutto questo si sta verificando tra un battito e l'altro del suo orologio. Per questo, allora, sentimmo il vostro messaggio quando era troppo tardi. E noi fummo costretti a passare all'attacco quando scendemmo alla vostra base. Voi abbattevate i nostri missili. Perché? Non sapevamo che si trattasse di primitive basi di osservazione. Credevamo che si trattasse di armi dirette contro di noi. Chi siete? Da dove venite? Ci siamo rivolti a lei perché lei, grazie alle sue cognizioni scientifiche, era l'unico che potesse comprendere che siamo i superstiti di un sistema solare disintegrato. In questo momento le rimanenti aeronavi della nostra flotta navigano attorno al vostro pianeta. Attendono un nostro segnale per atterrare. Ma che volete da me? Lei dovrà organizzare un incontro con i capi di tutti i paesi della Terra a Washington. Non mi ascolteranno, non sono che uno scienziato. Ora vi dimostreremo perché è necessario organizzare questo incontro. In pochi secondi del vostro tempo noi possiamo coprire la distanza che intercorre tra la Terra e la Luna. Navi sono veloci, potenti. Se siete così potenti, perché non atterrate sulla Terra? Provocheremmo un'ondata di panico in tutto il mondo. E nonostante la nostra superiorità, saremmo a lungo impegnati in una lotta continua per eliminare una sterminata popolazione a noi ostile. Alla fine saremmo padroni di un pianeta distrutto. Per voi è possibile un'intesa senza combattere? Noi vogliamo solo evitare un inutile spargimento di sangue. Anche sul vostro pianeta si stringono accordi simili. Come mai sapete tanto su di noi? Abbiamo un nostro sistema per apprendere tutto ciò che vogliamo. Se volete, possiamo dimostrarvi quanto si è esteso il campo delle nostre conoscenze. Fateci delle domande. Quante unità conta l'esercito degli Stati Uniti? 3,5 milioni di uomini circa. Chi ha vinto il nostro campionato di calcio quest'anno? La squadra degli Yankee. Chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti? Washington. Conosco questa voce. Chi siete?
John Henley. Mio padre, cosa gli avete fatto? Vi siete rivolti alla mente del generale Henley, non a lui personalmente. Guardate dietro di voi. Papà! Non può riconoscerla. È stata sottoposta ad un procedimento elettronico che gli ha sottratto la memoria. E tutte le sue cognizioni sono state registrate da una nostra speciale macchina. Così tutte le sue esperienze e cognizioni sono ora a nostra disposizione. Possiamo applicare questo procedimento a chiunque e sapere tutto quello che vogliamo sapere. È orribile, è orribile! È impazzito! Non guardi lassù! Questa è la prima fase del procedimento elettronico col quale registreremo la sua memoria nel nostro cervello automatico. Dov'è adesso mio padre? Ve lo restituiremo quando sarà il momento, e anche il vostro agente. Allora, organizzerà questo incontro con i suoi capi? Riferirò le vostre intenzioni. Non posso fare altro. Non devi collaborare con questi mostri. Ci vorranno mesi per organizzare l'incontro. Avrete a disposizione 2 giorni lunari, cioè 56 giornate terrestri. Facciamoci uccidere o rifiniamola per sempre. Ti prego, Carmen. Se le autorità non mi crederanno, non ne sarò responsabile. Quando riferirete le circostanze in cui è stato distrutto l'incrociatore, precisate la sua posizione. 30 gradi e 20 di latitudine, 45 gradi e 15 minuti di longitudine. Saranno costretti a credere. Supponete anche che il maggiore, mia moglie e io fossimo tutti allucinati, o ipnotizzati, o quello che volete. Che ci siamo sognati quello che è successo al generale Henley e all'agente di polizia. Ma come spiegate la fine della nave? Sappiamo che la flotta atlantica ha perduto il contatto con l'unità in questione, ma non è confermata la sua perdita. Tuttavia, le ricerche continuano. Lei, comunque, mettendosi in contatto con il disco, ha infranto le nostre istruzioni. E può aver messo in serio pericolo la sicurezza del nostro paese. Dopo quello che è successo, e supponendo che la sua storia sia vera, lei viene a proporci di incontrarci con questi strani esseri ed ascoltare le loro richieste. E perché a Washington? Se vogliono trattare col mondo intero, perché scelgono la capitale degli Stati Uniti? Beh, evidentemente sanno che Washington è al centro della politica internazionale. E le nostre armi atomiche e nucleari non sarebbero efficaci contro i dischi volanti? Vorrei rispondere io a questa domanda, se mi permette. Non dubito che le nostre armi atomiche possano essere efficaci se potessimo utilizzarle, ma servendoci di esse distruggeremmo anche le nostre città. E non sappiamo se loro sono vulnerabili o meno. A proposito dei suoi dubbi, le rispondo che ho osservato attentamente la loro struttura e vorrei suggerire un nuovo mezzo di offesa. È solo un tentativo, però. Una nuova arma in meno di 56 giorni? Sto pensando a un cannone ultrasonico. Concentrando tutte le nostre risorse scientifiche, potremo costruirne uno in brevissimo tempo e intanto accelereremo la costruzione di tutti gli altri mezzi difensivi. Non possiamo certo scartarne nessuno nel caso di una loro invasione. Signori, prego. L'incrociatore Tom Edison risulta affondato a 30 gradi e 20 minuti di longitudine, 45 gradi e 15 minuti di... alle ore 6 e 15. Dobbiamo trovarci alla Casa Bianca fra un'ora per prendere delle decisioni che probabilmente coinvolgeranno non solo il nostro paese, ma il mondo intero. Qualunque sia la decisione, sia certo che le sarà data ogni assistenza per il suo progetto. Le consiglio anzi di mettersi al lavoro. Il maggiore Hoagland provvederà perché lei abbia tutto quello che le occorre. Grazie. Salve. Salve. Beh, come va? Beh, invece di trasformare impulsi elettrici in onde sonore ad altissima frequenza, per poco non facevamo saltare il laboratorio. Come? Avanti, ora proviamo col blocco di cemento. Ah!
al massimo. Il generatore è partito. Ma funziona, ha funzionato, vero? Ora so cosa ha distrutto la base. Cosa? Il suono. Il suono? Io ho due ragazzini per casa e il loro chiasso mi distrugge il sistema nervoso, ma polverizzare una casa è un altro affare. Il suono qui mi riferisco ad una frequenza tanto elevata che noi non siamo ancora in grado di produrre. Insomma, quest'arma funziona? No, temo di no. Con i migliori materiali e la più potente fonte di energia di cui disponiamo siamo riusciti solo a intaccare un blocco di cemento. La teoria è perfetta, ma non abbiamo né gli strumenti né il materiale per realizzarla. Forse in 10 o 5 o in 2 anni. Ma quanti giorni ci restano? 27. Ross, hai in mente il rapporto inviatoci dal dottor Patek di Nuova Delhi? Suggeriva un diverso metodo. Invece di tentare di imitare le armi ultrasoniche dei nostri visitatori, cercare di interrompere il loro campo magnetico proiettando una induzione intermittente generata da corrente elettrica. Supponiamo di prendere... Ma sì, certo! Interrompendo il loro campo magnetico con la nostra induzione possiamo buttarli giù come niente. Un po' di calma, Ross. Funzionerà, funzionerà. Qui, maggiore. Sì? Telefoni, presto. Ci occorre il più potente generatore mobile che si fabbrichi in America. Il più potente. Le parti del globo arrivarono con precedenza assoluta tutti i materiali e gli aiuti scientifici che i governi delle varie nazioni erano in grado di fornire. Il dottor Marvin e i suoi collaboratori radunarono tutti i materiali in un laboratorio segreto. Egli doveva sintetizzare in una formula la sua breve esperienza a bordo dell'astronave, svilupparla e infine trasformarla in una realtà. È solo una palla d'acciaio vuota, ma per i nostri esperimenti è un disco volante. Metta in moto il generatore. È dovuto all'attrazione magnetica. L'attrazione magnetica è abbastanza forte da controbilanciare la forza di gravità. Avanti. L'idea è stata sua, a lei sperimentarla. Mia sciocchezza, appartiene a lei, al dottor Patek in India e a dozzine di altri scienziati in tutto il mondo. Coraggio. Funziona. A perfezione. Ross, guardi. Cos'era? La stessa cosa che ci osservava durante le fasi dell'esperimento. Osservava? Ricordi, anche durante il lancio dei missili. Credevo che si trattasse di fuochi di Sant'Elmo, ma devo ammettere d'essermi sbagliato. Qualunque cosa fosse, è certo che gli esseri del disco ci spiavano. Noi abbiamo la televisione, può darsi che loro abbiano un altro sistema che raggiunge lo stesso scopo. È meglio andare a Washington prima che si decidano a scendere. Maggiore, dia una mano a Cotting per caricare l'arma sul camion. Bene. Vada pure, professore, prendo io i diagrammi. Dovremmo essere a Washington tra un'ora. Spero che non ci localizzino. Allontaniamoci dal laboratorio, andiamo. Arma. Un disco a presto.
preso terra vicino al laboratorio. Oglan chiede protezione aerea. Passo. Mandano un bombardiere. Dobbiamo prendere i diagrammi e allontanarci subito. Vado a chiederli a Ross. Vengo con lei. Metti in moto il generatore. Vediamo se quest'arma funziona. Che succede? Non riesco a metterlo in moto. Stanno cercando proprio noi. Washington, è questo l'importante per ora. Ha ragione. Nel caso l'arma funzioni, se no non fa nessuna differenza. Aumentare la potenza. Ti prego, Ross, andiamo prima che sia tardi. Il disco, così non potrà avvicinarsi. Leggero come una piuma. Un essere quasi pietrificato. Questo involucro deve essere per loro come una specie di pelle elettronica che agisce al posto del loro sistema muscolare. Dobbiamo portarlo al laboratorio.
andare. Il dottor Mardin e sua moglie. Signore, dottore, vi aspettavamo. Grazie. Ecco il dottor Albert. Molto lieto. Conosce il generale Edmonds? Certamente. L'ammiraglio Enright? Sì. Sì, ci conosciamo. La signora Marvin è la figlia del generale Henley. Signora la scomparsa Marvin. Di suo padre è stata una grave perdita. Grazie. Beh, vedo che avete lavorato. Già, non abbiamo perso tempo. Ecco, guardi qui. Ci è voluto poco per scoprirne il segreto. Questi elmetti hanno un congegno che traduce all'istante. Signora Marvin, provi a dire qualcosa al microfono. Qui parla la signora Carol Marvin. Qui parla la signora Carol Marvin. Sono la moglie del dottor Marvin. Sono la moglie del dottor Marvin. Più chiaro di così? Il professore Albert dice che leggendo il nostro dizionario parola per parola potremmo ottenere il vocabolario della loro lingua. Con questo strano congegno abbiamo decifrato le loro comunicazioni. Il professor Albert si è servito del cervello elettronico in dotazione alla sua università e i risultati sono stati sconcertanti. Abbiamo registrato su nastro parte dei loro messaggi. Uno di essi sembra che sia un loro piano d'attacco. Il resto soltanto normali istruzioni. Le mostro il funzionamento. Venga, Marvin. Sembra che vogliano attaccare quando Mercurio sarà in perielio. E quando avverrà? Si verifica due volte ogni tre mesi. L'informazione è troppo vaga per esserci utile. E il Sole in congiunzione polare? Ciò implica una relazione orbitale tra la stella polare e il Sole che non siamo riusciti a determinare. Le cifre si riferiscono forse alla loro unità di tempo. Ma questi messaggi accennano al Sole. Palomare e tutti gli altri osservatori sono allerta notte e giorno. Nel frattempo stiamo allestendo ad Aberdeen un modello più potente del nostro cannone ad induzione. È stata accertata in qualche modo la portata utile del raggio? C'è un punto debole. Gli strumenti indicano che l'efficacia dell'arma viene meno superata i 1500 metri. Speriamo che sia sufficiente. Può darsi che l'arma sia pronta quando arriveranno. Nessuno di voi ha provato quel casco? Sì, l'abbiamo provato. È un'esperienza interessante. Lo provi. Pesa solo pochi grammi. Di che cosa è fatto? Non lo sappiamo esattamente. Le nostre analisi hanno portato a una strabiliante definizione. Elettricità solidificata. Resiste a qualsiasi trattamento e alle temperature più elevate. Mi sembra di essere un robot. Sì, infatti. Ho un campo visivo deformato. E riesco a sentire un giovanotto che sta parlando con un suo amico per la strada. Carol, vuoi accertare se è vero? Così l'accompagno a casa e quando le do il bacio della buonanotte, lei mi dà uno schiaffo. Che ti prende, dico io, e lei me ne dà un altro. Noi usiamo occhiali e cornetti acustici e loro potenziano elettronicamente i loro sensi, specialmente la vista e l'udito. Questo le suggerisce nulla, ammiraglio? Che hanno i loro punti deboli. Quando saremo pronti? Ci occorrono un paio di settimane. Popoli della Terra, attenzione! Popoli della Terra, attenzione!
Noi vi parliamo da una distanza di migliaia di miglia dal vostro pianeta. Osservate il vostro sole per il segnale. Il vostro sole vi annuncerà il momento. Dopo un'eruzione sulla superficie del vostro sole, ci saranno 8 giorni e 8 notti di tempeste meteorologiche. Chiuda l'apparecchio. Presto scenderemo in forza. Sono tanto sicuri da annunciarci il loro piano. Stanno per entrare in azione. È chiaro che si tratta di un ultimatum. Sono velocissimi e molto potenti. Potrebbero annientarci senza sforzo. Vogliono terrorizzarci con il loro spiegamento di forze. Non si preoccupano delle nostre difese. Popoli della Terra, attenzione. Popoli della Terra, attenzione. Immagino che atterreranno a Washington in pieno giorno e si aspettano la nostra resa incondizionata. Attenzione. Noi vi parliamo da una distanza di migliaia di miglia nello spazio infinito. Noi vi parliamo da una distanza di migliaia di miglia dal vostro pianeta. Osservate il vostro sole per il segnale. Il vostro sole vi annuncerà il momento. Dopo un'eruzione sulla superficie del vostro sole, ci saranno 8 giorni e 8 notti. La voce viene da ogni parte. Presto scenderemo in forze nella capitale degli Stati Uniti. Tutte le nazioni siano... Tutto il paese cadrà in preda al panico. Popoli della Terra, attenzione. Tutto il mondo. Presto scenderemo in forze nella capitale degli Stati Uniti. U.S. forces, enter the realm nella capitale degli Stati Uniti. Quanto quanto è più da Washington? Da 15.000 pace planet. Nella capitale degli Stati Uniti d'America siamo rappresentati in Washington. In ogni paese del mondo, in ogni lingua, attraverso ogni mezzo di comunicazione elettronica, il messaggio terrorizzò l'umanità. Il minaccioso avvertimento rintronò nelle orecchie della popolazione mondiale per 12 ore. Allo scadere della 12ª ora, silenzio. Poi, una tremenda esplosione sulla superficie del sole. Nove giorni. Erano le parole che mancavano? È tutto chiaro, grazie. Se mi occorrono altre informazioni, richiamo. Arrivederci. Era l'ufficio meteorologico. Come è noto, le macchie solari si ripercuotono sulle condizioni del tempo. Dobbiamo aspettarci tempesta, maremoti, uragani. Quando? Cominciando da ora e per 8 giorni di seguito. Quando occorrerebbe che le comunicazioni fossero efficienti? Dovremmo invece lavorare nelle peggiori condizioni. Quali sono gli ordini, generale? Lei si occuperà delle postazioni di intercettazione. I piani per lo sgombero della città sono quasi completi. Allora è deciso che ci batteremo? Quando una potenza ostile si presenta per invadere il nostro paese, non c'è altro modo di riceverla. Bisogna assolutamente accelerare la produzione. Non credo che con le discussioni si possa risolvere nulla. Prima di separarci, vi rammento che ci restano 9 giorni. E uno è quasi trascorso. Non vedevo l'ora di riabbracciarti. Sarà un abbraccio breve. È pronta la mia roba? Mm-hmm. La mia anche. A che ora partiamo? Io devo andare via ora. Vado a Aberdeen a controllare il piano di intercettamento. Allora non era un bacio di benvenuto, ma di addio. Per un po' tu dovrai lasciare la città. Stanno evacuando Washington. E dove andrò? A Palm Springs. Ricordi quel posto di cui ti parlavo? Dovevamo andarci insieme. Lo so. Il tuo aereo parte stanotte. Ross, fammi restare, potrei esserti utile. Non c'è niente che tu possa fare. Ecco il tuo biglietto. Arriverai prima che cominci il cattivo tempo. E io ti raggiungerò presto. Prime a soffrire per l'ondata di maltempo furono le comunicazioni marittime e quelle aeree.
Poi rimasero bloccati i trasporti ferroviari e stradali. Quando cessarono di funzionare anche le linee telegrafiche e telefoniche, le stazioni radio dovettero svolgere un massacrante lavoro, ma anch'esse cessarono di funzionare in seguito a violente interferenze magnetiche causate dalle macchie solari. Il mondo, paralizzato da questo susseguirsi di catastrofi, aspettava il primo segno dell'invasione dallo spazio astrale. A causa delle catastrofiche condizioni atmosferiche, non fu possibile per 9 giorni tentare una metodica evacuazione della città di Washington. Sebbene le autorità civili e militari facessero miracoli, all'alba del 10° giorno il 60% della popolazione si trovava ancora nell'area metropolitana. Porti questo al comando. Signor, sì. Signora Marby. Credevo che fosse andata a Palm Springs. Il cattivo tempo ha bloccato la partenza dell'aereo. Ha notizie di Ross. Non c'è modo di comunicare con Aberdeen. Le linee interrotte e la radio sovraccarica, ma aspetto un corriere. Ecco l'allarme. Ad essere qui. Lei corre al rifugio. Un momento, signora. Le colonne provenienti da Aberdeen sono in città. La zona di suo marito è vicina al Pentagono. Grazie. Chiama il comando. Disco colpito precipita nel Potomac. Mantenete il campo magnetico. Non potranno attaccarci.
fuoco finché i dischi non precipitano. Ross! Ross! Carol, credevo fossi andata... Comando chiama tutte le unità di intercettazione. Comando chiama tutte le unità di intercettazione. I dischi si dirigono in massa verso la Casa Bianca. Un disco sta prendendo terra vicino alla Casa Bianca. Attenzione a tutte le unità.
fermarvi! Siamo in contatto col comando. Comando a tutte le unità. Attenzione, un disco ha preso terra di fronte al Campidoglio. Comando a tutte le unità di intercettazione. Aumentate la potenza! Minaccia è scongiurata. L'attuale minaccia è scongiurata. L'allarme è cessato. L'allarme è cessato. Tutte le unità si presentino al comando per ulteriori ordini. L'allarme è cessato. Non ti muovere. Senti che cosa dice. Il presidente ha ordinato la ricostruzione della base. Il programma per l'esplorazione dello spazio continuerà sotto la direzione del dottor Marvin. L'assemblea dell'ONU ha deciso all'unanimità di concedere una medaglia d'oro al dottor Marvin. E alla signora Marvin una medaglia d'oro da parte di suo marito per l'amore, il coraggio, la devozione, eccetera, eccetera, eccetera. Credi che ne esistano ancora? Che torneranno un'altra volta? Spero di no per stasera. Questo mondo mi piace tanto. Sono lieta che si sia salvato. E che sia ancora nostro.